Ben 265 dei 285 immigrati di varia nazionalità sbarcati mercoledì nel porto di Gioia Tauro hanno già abbandonato il centro di accoglienza di San Ferdinando. Erano quasi le 23 quando tantissimi di loro, eludendo i controlli, si sono portati al cancello e hanno fatto perdere le proprie tracce, a quanto pare, nel tentativo di ricongiungersi alle famiglie già residenti all'estero. L'imbarcazione, respinta dalle autorità di Malta, era stata infatti soccorsa mentre si trovava alla deriva a 60 miglia da Lampedusa, senza alcuna possibilità di far scalo in Sicilia a causa dell'emergenza di questi giorni. I migranti, poi recuperati dal mercantile Bux Sailor, partito da Tripoli e diretto a Gioia Tauro, erano stati accolti dalle forze dell'ordine e dalla protezione civile sulla banchina nord del porto e sistemati in un capannone sito nella zona industriale di San Ferdinando, con l'assistenza di numerose associazioni di volontariato giunte sul posto per prestare il loro aiuto. Tra gli immigrati, solo una ventina avrebbero deciso di rimanere, tra i quali una donna in gravidanza e alcune persone bisognose di assistenza medica. Uno sbarco al porto di Gioia Tauro non è consuetudine, diciamo, ma queste persone sono circa 280 persone che sono state intercettate al largo di Malta e quindi già era stato annunciato il loro arrivo per questo pomeriggio. La macchina organizzativa era partita ieri sera nel momento in cui, come sindaco, sono stato allertato che sarebbero arrivati 284 emigranti, che li ho allertato tutta la protezione civile, la Croce Rossa e tutte le istituzioni in modo da essere pronti per ogni evenienza. Tutta la parte a mare è stata coordinata dalla Capitaneria di Porto sotto direzione del Comando Generale, della Sala Operativa del Comando Generale di Roma. Devo dire che si distingue il comandante di questa nave, che si è prontamente prodigato per trarre in salvo questi naviganti, questi migranti in mezzo al canale di Sicilia, quindi in condizioni meteo sicuramente non favorevoli, e li ha trasportati in salvo qui a Gioia Tauro.